tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Obratite se, govorite. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gospodin s vama. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere?» Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo, ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete, io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Po evangelskim riječima izbrisali se naši grijesi. Braćo i sestre, fratelli e sorelle, znademo, sappiamo che l'Antico Testamento è la testimonianza della rivelazione di Dio che avviene in un processo e va sempre verso qualcosa di più grande, di più perfetto. Lì incontriamo le promesse messianiche che guardano verso il futuro e col tempo assumono una storia sempre più concreta, e tutto questo comincia a realizzarsi con la nascita di Gesù. Nell'Antico Testamento troviamo molti dettagli scritti che Gesù avrebbe vissuto dopo nel suo incontro con gli uomini, soprattutto nello scontro con i capi dei sacerdoti del suo popolo. Ispirato dallo Spirito di Dio, prevede una grande resistenza che Gesù incontrerà. Incontrerà disprezzo e la condanna a una morte vergognosa. Mentre abbiamo ascoltato il libro della Sapienza stasera, in modo spontaneo, senz'altro abbiamo pensato a Gesù e al suo destino, guardando cosa succede a ogni giusto. Lo scrittore di questo libro saggio guarda il futuro e descrive il destino del giusto dei giusti, cioè di Gesù stesso, con queste parole commoventi. Dicono gli empi fra loro sragionando: «Tendiamo insidie al giusto che per noi è d'incontro e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri, ci è insopportabile solo a vederlo». Ritorniamo, fratelli e sorelle, adesso nei pensieri alle parole del Vangelo secondo Giovanni che abbiamo appena sentito.
In queste parole si rispecchia il destino di Gesù, prevista già nel libro della Sapienza, anche se si avvicina la festa più grande dei giudei, cioè la festa delle capanne. Gesù ha paura di incamminarsi dalla Galilea in Giudea, cioè a Gerusalemme, perché sa che lì lo vogliono uccidere. Perciò non va con i pellegrini, con i suoi parenti, che in gran numero salgono a Gerusalemme, ma va da solo, quasi di nascosto. Nel Tempio di Gerusalemme, dove comincia a parlare apertamente della sua missione, vive una situazione spiacevole, pesante, mentre la folla che è venuta in pellegrinaggio era convinta che lui era il Cristo, gli altri invece erano contro di lui. Perché? Perché non possono sopportare la sua parola, che li invita a cambiare la loro vita. Il libro della Sapienza ha previsto i motivi della loro esistenza. Perché? Perché per noi è incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Ma i capi di sacerdoti sono ancora impotenti, perché non era ancora giunta la sua ora, e di questa ora non decidono i capi dei sacerdoti, pur avendo tutto il potere, ma il Padre Celeste. E quando verrà quell'ora, Gesù si offrirà da solo alle loro mani. Ogni scritto del Nuovo Testamento è nato dal sentimento della fede tra l'autore e ascoltatori dello scritto. Lì parlano le persone che con la loro predicazione, la loro testimonianza hanno fondato certe comunità cristiane e vegliano su quella comunità, e in certe circostanze si proteggono. Questo non vale per nessun altro scritto quanto vale per il Vangelo secondo Giovanni. Evangelista ha sviluppato il tema della fede in modo di fare un libro della fede del Vangelo secondo Giovanni. Ciò che descrive come un dramma tra la fede e l'incredulità nell'incontro di Gesù con il suo popolo, questo è già annunciato all'inizio del Vangelo secondo Giovanni. È venuto dai suoi, ma non lo accolsero, e a coloro che lo accolsero ha dato il potere di essere figli di Dio, coloro che credono nel suo nome. La relazione del primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana, evangelista accompagnato con il commento: così alle nozze di Cana Gesù fece il primo miracolo rivelando la sua gloria, e hanno creduto in lui i suoi discepoli. Se uno che legge il Vangelo secondo Giovanni e si gioisce perché il suo primo miracolo ha fruttificato la fede, questa gioia sarà breve, perché il prossimo testo parla dell'azione di Gesù quando Gesù ha pulito il Tempio di Gerusalemme. E lì si parla di un'incredulità enorme, lì dove bisognerebbe incontrare la fede, nel Tempio. Invece loro hanno cambiato il Tempio, hanno scambiato il Tempio per un negozio. La fede è in tutto il Vangelo secondo Giovanni. A Gerusalemme, nel centro della vita dei giudei, Gesù incontra incredulità nel Tempio stesso.
perché hanno scambiato il Tempio per un luogo di commercio. Quando è venuto di nuovo nel Tempio per la festa delle capanne, Gesù cerca di rivelarsi ai pellegrini raccolti come colui che viene dal Padre, ma vediamo che è rifiutato, ha incontrato resistenza. Motivi sono diversi. Alcuni giudei sono convinti di sapere benissimo come deve essere Messia e questa loro immagine non è in conformità con Gesù. Natanaele ha chiesto: ma da Nazareth può provenire qualcosa di buono? Alcuni sono ancora più determinati e dicono: la lettura non dice forse che Cristo verrà dalla discendenza di Davide e da Betlemme e non da Nazareth? Nella loro spiegazione della loro anima stretta, quando dicono che non bisogna fare nulla di buono nel giorno di sabato, concludono che qualcosa che impedisce ogni possibilità di avere la fede. Questo uomo, cioè, non viene da Dio perché non rispetta il sabato. Anche oggi, fratelli e sorelle, coloro che rifiutano Cristo elencano vari motivi per questo. Spesso la colpa hanno coloro che credono, membri della Chiesa. Come dicono loro, non sono convincenti, ma tutti questi motivi possono riassumersi in ciò che è scritto nel libro della Sapienza. Per noi è incomodo e si oppone alle nostre azioni. Nessuno rifiuta Cristo perché lui non sarebbe stato saggio, ma perché i suoi discorsi sono esigenti e non lascia nessuno indifferente. Gesù non vuol disprezzare il peccato e farlo accettabile, ma desidera scoprire il peccato come il male che porta l'uomo alla perdizione e aiutare l'uomo di superarlo. Perciò non dobbiamo aver paura con la parola di Gesù, di incontrare questa sua parola, perché questa è la parola di vita e questa parola ci risuona in modo particolare nel tempo di Quaresima. Cerchiamo di essere aperti alla sua parola affinché questa sua parola possa guidarci verso la conversione che lui aspetta da tutti. Amen. Rivolgiamo, fratelli e sorelle, la nostra preghiera a Dio che ci ha mandato il suo Figlio affinché non ci opponiamo ai suoi progetti di salvezza. Signore, fa che possiamo essere attenti per ogni esempio di devozione e di umanità del tuo Figlio Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, quando non siamo in conformità con la tua legge, non permettere che ci arrabbiamo con te, ma esortaci di convertirsi a te. Preghiamo. Signore, incoraggia i tentativi dei singoli e dei gruppi che lottano per la liberazione degli uomini dalle schiavitù spirituali e materiali. Preghiamo. Signore, sii vicino a tutti coloro che sono rifiutati, soprattutto a coloro che lottano per la tua legge e per il bene degli uomini. Preghiamo. Signore, fa che tutti gli uomini passino per la porta della morte verso la vita eterna nel tuo regno celeste. Preghiamo. Nelle nostre impotenze e debolezze ci siamo rivolti a te, Signore. Accetta le nostre preghiere e fa che, rinnovati, possiamo servirti con gioia per Cristo nostro Signore. Amen.